Grazie, bentornati o ben arrivati sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Cinzia e oggi faremo un video haul. Ma prima di iniziare a farvi vedere quello che ho acquistato, se non siete ancora iscritti al mio canale, qui sotto c'è un bottoncino rosso. Mi raccomando, cliccateci sopra, a voi non costa nulla e per me è molto importante. E attivando la campanellina entrerete a far parte della Makeup Love Community. Ora però iniziamo subito a farvi vedere quello che ho acquistato. Allora, partiamo subito con il dire che questo haul è tutto un haul Pat McGrath e iniziamo subito. Tante cose non si trovano in Italia, sfortunatamente, e quindi ho dovuto acquistare da Pat McGrath America. E purtroppo, ahimè, quando è uscita la palette nuova Utopia, io l'ho acquistata ed è andata persa. Quando mi hanno detto che è andata persa, vabbè, mi hanno fatto il rimborso, ne ho ordinata un'altra, ma i tempi veramente di spedizione e tutto veramente lunghissimo, ci vogliono almeno 3 settimane, veramente lungo, lungo, lungo. Ovviamente arrivano dall'America, quindi il tempo ci vuole. Però intanto vi faccio vedere quello che ho acquistato. Chi mi segue da tanto sa che alcuni prodotti, come le palette che ora vi mostro, le avevo già acquistate, però le avevo date via perché Pat McGrath non lo so, non mi ispirava più di tanto, ecco. In realtà poi dopo, utilizzando la Celestial, utilizzando la Divine Rose, Decadence, così, mi sono un po' ricreduta e quindi ho deciso di ricomprare le palette che avevo dato via. Mannaggia! E oltre a quello, anche il fondotinta, ho deciso di dargli una seconda chance mettendo sotto un primer. E niente, ora però vi mostro quello che ho acquistato, quindi mostro tutti i miei acquisti. Partiamo subito dal, vado a random, l'illuminante, questo qui, il Divine Rose, l'ho preso da Pat America perché da Sephora non era disponibile la consegna a domicilio e quindi l'ho preso, già che facevo gli ordini, l'ho preso da Pat America. E devo dire che questo illuminante l'ho swatchato, ragazze, è veramente, veramente bello. Io non pensavo che fosse così bello, in realtà è una cosa veramente, ragazze, ma che ve lo dico a fare, che ve lo dico a fare, è veramente molto, molto bello. Per applicare gli illuminanti, poi dopo, cioè veramente, guardate che io si può utilizzare anche come ombretto perché è un rose gold praticamente, molto molto bello. E per applicare un illuminante e che perché sia ancora più strong, faccio la base. Prima di mettere l'illuminante, spruzzo lo spray fissante, che sia quello idratante. Io di solito uso quello di Huda Beauty al Cocco e poi applico l'illuminante. Così l'illuminante veramente spicca, che è una cosa spaziale. Provate, ragazze. Comunque, questo è l'illuminante, è bellissimo. Poi andiamo avanti. Vabbè, ovviamente ho preso il fondotinta, cioè, ovviamente ve l'ho già detto, ho preso il fondotinta nella colorazione Light 1. Questo, cioè, ma guardate la confezione quanto è figa però, eh. Certo che Pat, veramente. Questo è il fondotinta. Poi faremo tutta una full face Pat McGrath. Poi ho preso la cipria contorno occhi, ho preso la cipria contorno occhi nella colorazione yellow, quindi banana. Questa qui la uso, allora era dentro la cosa così, l'ho aperta. Questa è la colorazione banana e penso di usarla anche su tutto il viso. È indicata per la zona periculare, ma io l'andrò a utilizzare anche su tutto il viso. È piccolina, non è molto grande, un 4 grammi, però vabbè, è da provare. Poi passiamo ai blush. Io di blush ne ho già, di Pat, ne ho già, ragazze, aspettate, ne avevo già due, sì, e adesso ne ho presi tre.
Io li stra adoro veramente. Il packaging, scusate, è viola così con il contorno oro. È bellissimo. Quanto è bello, io queste scatoline non le sto buttando, le sto collezionando. Ho un cassetto solo di scatoline dei blush, dei rossetti. E cioè, guardate questo. Quanto è bello. Questo qua si chiama Love Struck. È stupendo, ragazze. È un peccato anche utilizzarlo, ma guardate la bellezza di questo blush. È stupendo. A me piace tantissimo, mi piacciono tantissimo i blush di Pat McGrath, veramente, cioè guardate il colore, quanto è bello. Questo è il primo. Poi, adesso l'hanno messi da Sephora, in realtà quando li ho ordinati io anche gli altri non c'erano, quindi ormai avevo dato inizio a una catena con Pat McGrath. Questo è Desert Orchid. Anche questo molto molto bello, guardate qui, alcuni sono demi matte, alcuni hanno delle perle dentro che in realtà poi non si vedono, cioè, però è stupendo. Andiamo a swatcharlo, ragazzi, mamma che bello che è. Io li adoro tutti questi blush. Questo è lo swatch, questo qui. È bellissimo, ragazze, veramente è stupendo. Io, come vi dicevo, li adoro questi colori, questi blush. Sono uno più bello dell'altro, a dire la verità. Poi andiamo con quest'altro blush. E questo è Cherish, una roba del genere. Cherish. E l'avevo visto sul video. Ecco qua, l'avevo visto sul video quando hanno fatto Utopia, non hanno odore, quando hanno fatto Utopia che utilizzavano questo e mi è piaciuto proprio subito, ho detto devo prenderlo e infatti me lo sono acchiappato. È un bellissimo rosa bubble, l'ho messo qua sotto, guardate che bello che è, quanto è stupendo. Molto bello, molto molto bello. Io adoro questi blush, eccezionali. Poi andiamo avanti. Allora, andiamo avanti. Un altro prodotto che io stra-amo di Pat McGrath, ma sapete cosa vuol dire che li stra-amo? Più dei lip balm di Dior sono i fetish lip qua di Pat McGrath. Ne ho presi tre. Me ne deve arrivare un quarto, che ho sbagliato, l'ho preso doppio, e ne devo prendere ancora perché sono veramente, cioè, sono spettacolo. Sono uno spettacolo. Allora, adesso vi faccio vedere il Divine Rose 2, che adesso c'è anche da Sephora. Prima ne aveva solo due Sephora. E vabbè, lasciamo perdere il packaging. Questo è il Divine Rose 2. Molto bello, veramente, ragazze, stupendo. Poi abbiamo, intanto li metto qui così almeno siamo a posto. Abbiamo il, no, questo qua è rossetto. C'è qualcosa che non mi quadra. Questo è il rossetto, Gem Lover. Cioè, il Divine Rose, aspetta che ne ho mischiati, eccolo qua dov'è? Lip Fetish, sì. Ho il Nude Venus, che è stupendo, ragazzi, anche questo. Cioè, io non so qual è che... Non ce n'è uno che dici, mamma mia, che brutto. Guardate che è questo, che bello. Cioè, vi faccio uno swatch sulla mano. Guardate che bellissimo rosa che è. Ma poi, a differenza di quelli di Dior, sono morbidissimi, sono confortevolissimi, cioè sono una figata pazzesca, sono proprio da provare, cioè io li adoro. E poi, Passion Flower, questo qui è un pescato, questo ha il packaging bianco.
Guardate quanto è bello pescato, ve lo metto sopra. Ragazzi, mi dispiace anche sguocciarlo. E questo è l'altro. Mi sfugge il nome, aspettate che ve l'ho letto prima. È il Fetish Flower. È stupendo, ragazze. Un bel pesca rosato. Ma che cavolo! Sono stupendi questi lip balm. Li volevo collezionare tutti. Poi passiamo ai rossetti. Va, questo qua che l'ho già aperto. È Dream Lover. Tanti non si trovano da Sephora, appunto, da Sephora, quindi ho preso questo che è Dream Lover. I bullet sono un po', non sono proprio veritieri sui bullet, chissà poi perché. E vi faccio lo swatch qui. Ed è un rosa caldo, è un rosa nude caldo. Molto carino anche questo. E mi piace tantissimo. Io sono andata in fissa con questi rossetti. Poi un giorno vi farò vedere tutti i miei rossetti. Poi arriva Full Panic. Arriva Full Panic. Alcuni sono fatti nella scatola così, alcuni sono fatti nella scatola chiusa. Full Panic è un bellissimo fucsia. E ve lo swatcho qui. È power. Bellissimo Full Panic da mettere adesso più che in inverno. E poi abbiamo Beautiful Strange. Questo qua ce l'avevo, poi l'ho dato via perché comunque ero bionda, non mi vedevo tanto con i rossetti aranciati, con i rossetti rossi così. E poi adesso, avendo cambiato tonalità di capelli e tutto, mi piacciono decisamente di più questi colori. Anche questo, ragazze, è un colore spettacolo. Cioè, guardate che bello che è. È bellissimo questo colore, veramente. E niente, mi vedo meglio anche con i colori un po' più caldi, sia sugli occhi sia sulle labbra. Quindi giusto, è giusto così, no? Poi passiamo agli ombretti. Ho comprato degli ombretti singoli. Questo è il Statues, boh, come si dice? Boh, è qua dentro. E Rose Venus. Rose Venus lo apro, però ci vuole, scusate ragazze, devo cercare la forbicina che ce l'avevo qua, eccola qua, apro, e vi faccio vedere. Oh, dentro le paillette, che bello, sono tutte attaccate queste paillette. Queste, se vanno in giro, ragazze, è un casino. E questo è, appunto, come vi dicevo, scritto in piccolo Rose Venus, un bellissimo colore, ha pure sigillato, È un casino aprire sti prodotti. Se lo sapevo, mi portavo avanti prima. Invece ho voluto aprirli proprio con voi. Quell'aspettacolo. Guardate qua. Madonna. Ma che bello. Cioè, guardate. Che bello spettacolo. Stupendo, ragazze. E poi l'altro è un top. L'altro è un top. Apriamo. Oh, signore. Saltano dappertutto sti cosi. Saltano dappertutto, mamma mia. Sono belli, ma a vederli così, ma. E questo è un top matte.
Sono una crema sotto le dita, ragazze. Guardate che bello questo top. Con questi due colori qua fate già un trucco. Molto, molto, molto belli. Andiamo avanti. Ho preso questa palette. La Pat Negra, com'è che si chiama questa palette? Perché io non mi ricordo. Sublime, e andiamo ad aprirla insieme. Questa era in sconto, l'ho pagata tipo 15 euro. Sì, era in sconto, l'ho pagata 15 euro. E l'ho sempre bypassata, non so, cioè, non so perché. Sempre stata bypassata, ma dopo quanti. Allora, apriamolo insieme. Ok, devo dire una cosa: che vabbè, le cialde sono piccoline, sono abbastanza piccoline, e ci sono dentro tutti. Vediamo, li swatchiamo insieme. Il marrone, madò, è scurissimo. Ha dentro delle perlescenze d'oro. Poi abbiamo l'oro. Bello, è un oro tendente un po' al verde, però poi abbiamo questo. Poi abbiamo questo. Li swatchiamo tutti. Facciamo tutti gli swatch. Ok, e poi facciamo questo. E allora. Un po' storti, ragazze, fa niente, sono questi e devo dire che sono il packaging per essere di Pat è un po' cheap. Questa è una palette tutta dei toni nude. Voglio proprio provare a fare un make-up con questa palettina qui. Semmai la utilizziamo insieme, perché sono proprio curiosa di vedere. Un attimo che prendo la salviettina qua. Sono proprio curiosa di vedere come performa sull'occhio. Mi pulisco le mani perché adesso vado a prendere le palette, quelle grandi. Vado a dargli una pulitina anche alle mani, perché sennò qui, ragazze, è un casino. Ok, è bello di non tagliare i video. Allora, passiamo con la bronza. Potevo non prendere, riprendermi la bronza, no, perché secondo me è la palette più bella. Più bella di Pat McGrath. Per me la bronze per ora. Per ora è lei la vincitrice per quanto riguarda la bellezza delle palette. Resta lei la bronze. Questa qui, molto 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 bella. La conosciamo tutti. Poi sono andata giustamente a riprendermi la Divine Rose 2, giusto? Questa qui è anche molto bella, devo dire che sono tutte molto belle con questo packaging molto particolare. Diciamo che io sto aspettando la Utopia, sto aspettando la Utopia. Questa qui ha il packaging diverso, è rosa. Vi ricordate quando era uscita, che uscì con sia la Divine Rose? Avevano fatto un'edizione speciale. Questa è la Divine Rose 2. Poi vi chiedo gentilmente di lasciarmi nei commenti quale palette volete vedere in azione all'opera per quanto riguarda un make-up con queste palette. Ecco, cosa vi piace di più, cioè cosa magari vedete in giro meno e volete vedere appunto di più in giro, di più come palette. Questa si chiama Midnight Sun. È questa. Midnight Sun si chiama.
Questa non l'ho mai avuta, a dire la verità, quindi mentre le altre tre sì, questa non l'ho mai avuta, quindi per me è una new entry novità. Guardate quanto è bella, mamma mia, quanto è bella, quanto è bella. Questa è la Midnight Sun. E poi arriviamo all'ultima, la Divine Rose 1, che anche questa la conosciamo tutte, però colgo l'occasione per toglierle finalmente dalle scatole. E questa è la Divine Rose 1, anche questa devo dire molto bella. E niente ragazze, cosa dire, il mio haul Pat McGrath finisce qui per ora. Arriverà Utopia insieme a dei rossetti liquidi, perché io ne ho uno. Io non capisco perché, ragazze, da Sephora io ne ho uno. Ho il Divine Rose. Ho il Divine Rose. Non so se è uno o due. Divine Rose. Non so perché questo rossetto da Sephora a 2 stelle è stupendo. Non ha è un rossetto liquido, non è una tinta labbra. Forse la gente non capisce la differenza tra rossetto liquido e tinta labbra. Tinta labbra sono quelle durevoli, anche i pasti, eccetera, eccetera, come potrebbe essere queste qua di Mulac, piuttosto che queste di Maybelline, le Stay Matte Ink. Ma questo è un rossetto liquido, quello di Pat McGrath, quindi cioè, non vedo perché ha solo 2 stelle, quando è veramente, veramente stupendo come rossetto. Boh, forse questa piccola cosa non si è capita che è un rossetto liquido e non una tinta labbra. Comunque, niente ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, spolliciate col fischio, spolliciate all'insù e lasciatemi nei commenti che palette volete vedere all'opera. Per il momento vi mando un enorme bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!